Ciao, sono Edoardo della Turbocharger World. Ho già aiutato tantissimi clienti a creare i loro sogni. Oggi parliamo di un aspetto che è fondamentale, ossia il telaio di una macchina, gli assetti di una macchina. Ricordatevi che non sempre le macchine veloci sono quelle che hanno più cavalli, perché, come dice giustamente uno spot pubblicitario, la potenza non è nulla senza il controllo. La cosa più importante è che noi aggiungiamo qualcosa in più rispetto a quello che è lo spot pubblicitario, ossia non sono i cavalli a far andare veloce la macchina. Il telaio della macchina è importante perché più noi riusciamo ad avere una resistenza, una possibilità di poter scaricare a terra la potenza che noi abbiamo, ovviamente questo ci permette di poter essere più veloci rispetto ad altri che hanno più potenza. La cosa fondamentale è poter mettere a terra ogni cavallo sviluppato dal motore. Si può lavorare in tantissime strade, si può partire da quello che può essere l'assetto, può essere quello che è il battistrada delle gomme, quello che può essere il peso della macchina, quindi modificando tramite l'assetto, modificando il peso, quindi incentrandolo più in avanti o più nel posteriore dove c'è più trazione. Però ognuno di questi ha un suo pro e un suo contro. Sicuramente l'assetto aiuta tantissimo più del battistrada, perché se noi iniziamo a incrementare quello che è il battistrada, aumenteremo quello che è l'attrito. Aumentando l'attrito è vero che possiamo mettere più cavalli, ma quanto riguarda il cambio e la trasmissione saranno fortemente sollecitati. Quindi molte volte, se uno ha tantissimi cavalli, come su questa BMW, è meglio sacrificare un po' di battistrada per aumentare quello che è l'affidabilità, più che cercare la prestazione pura. Tutti sono bravi a darvi potenza, a farvi fare uno 0-100 sotto i 5 secondi, come fa questa macchina, ma il problema è per quanto tempo. Allora, se io dopo 10 volte tendo a rompere la macchina o inizio ad avere problemi al cambio o al differenziale, non è più una grande preparazione, ma è una preparazione one shot e basta. Con l'assetto le cose cambiano molto, perché quando noi inizieremo ad avere una macchina che cabra meno, ossia va in avanti o va indietro molto meno, ma tende a essere piatta, ci permetterà di poter sfruttare ancora meglio quello che è il reale potenziale sviluppato dal motore. Oltretutto anche l'erogazione è importante, perché avere tanta coppia sotto o spalmata in un ampio range di giri permette di avere una macchina che sì, magari non vi dà la botta immediata, ma permette di fare tanti chilometri e magari vedete il contagiri che va su molto velocemente, anche se avete magari una sensazione di potenza o di cattiveria inferiore. Quindi questi sono piccoli segreti che utilizziamo noi per quanto riguarda le preparazioni, ed è per questo che avere magari meno cavalli ma distribuiti meglio sull'arco dei giri è molto più importante che averne tantissimi per fare show. Una di queste sono le BMW 335D, 330D. Anche i motori 3000 hanno la possibilità di avere tanta coppia sotto, ma se si esagera sotto poi si hanno problemi di trazione e di scaricare a terra, oltre che scaricare tantissimo sul quello che è il cambio. Quindi diffidate da tutti quelli che vogliono darvi potenze mirabolanti, ma seguite sempre chi è che vi guarda l'affidabilità di tutto il comparto, sia del motore che anche della trasmissione. E la potenza e la velocità, ma soprattutto le performance, non è detto che siano sempre e costantemente legati a quello che sono i cavalli che avete nella macchina.